eseguiremo per voi il Giro d'Italia in 150 secondi o poco più. L'Italia è il più governabile paese che esista al mondo. Le sue capacità di adattamento e di assuefazione, di pazienza e persino di rassegnazione sono inesauribili. In Italia, sotto i Borgia, per 30 anni hanno avuto guerre, terrore, assassini, massacri e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Risorgimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, 500 anni di pace e democrazia. E cosa hanno prodotto? Gli orologi a cucù. In Italia si perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero delle guerre. In Italia si fa di necessità vizio. In Italia si parcheggia in doppia fila, ma il sogno proibito resta la terza. In Italia il qualunquismo non paga, vince gratis. In Italia i carnefici sono spietati, ma i vittimisti feroci. In Italia gli estremisti di ieri sono i moderati di oggi e i reazionari di domani, ma con il fanatismo di sempre. In Italia siamo furbi, in Italia siamo furbetti, in Italia siamo furbissimi. In Italia quelli che non sono furbi, furbetti o furbissimi ci sono, ma sarebbero anticorpi, però passano per anti-italiani. In Italia la satira deve avere dei limiti, ma la realtà di più. In Italia la situazione è grave, ma non seria. Qui si fa l'Italia o si muore. L'Italia è fatta, ora ci facciamo gli affari nostri. Mio nonno fava i mattoni, mio babbo fava i mattoni, faccio i mattoni anche me, ma la casa mia dov'è? L'Italia è il settimo paese industrializzato del mondo. Guarda un po', Bitonto, dove sta? Gli italiani, questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, ma soprattutto di cognati. Gli italiani pensano a riformare l'Italia e nessuno si accorge che per riuscirci bisogna prima che si riformino loro. Il paradiso è quel posto in cui i cuochi sono francesi, la polizia è inglese, i meccanici tedeschi, gli amanti italiani e tutto è organizzato dagli svizzeri. Mentre l'inferno è quel posto in cui la polizia è tedesca, i cuochi inglesi, i meccanici francesi, gli amanti svizzeri e tutto è organizzato dagli italiani. Gli italiani, generosissimi in tutto, non sono generosi quando si tratta di pensare. Però, con 12.717.923 voti, gli italiani scelgono la Repubblica invece della monarchia. Agli italiani danno il premio Nobel, a Dulbecco, a Marconi, a Pirandello, a Montalcini, Golgi, Fo, Moneta, a Carducci, a Rubbia, a Quasimodo, a Segre, Bovè, Natta, Modigliani, a Fermi, Giacconi, Deledda, Luria, Capecchi e Montale. Perché in Italia si punta sempre alla qualità, all'eccellenza, al merito e poi si fa fuoco. In Italia il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso. L'Italia è campione del mondo! L'Italia è campione d'Europa! L'Italia è campione d'Italia! L'Italia, una sterminata domenica. L'Italia,
un paese adorabile che si meriterebbe d'essere meglio abitato. In Italia la linea più breve tra due punti è l'arabesco. L'Italia è un paese dove tutto funziona male, come si sa. È un paese dove regna il disordine, il cinismo, l'incompetenza, la confusione e tuttavia per le strade si sente circolare l'intelligenza come un vivido sangue. L'Italia è l'unico paese al mondo in cui è nata prima la cultura e poi la nazione. Dobbiamo esserne fieri! L'Italia è il paese che ha consentito al mondo, che era antico, di diventare moderno. In Italia i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. L'Italia ripudia la guerra. L'Italia è una e indivisibile. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Abbiamo trasmesso il Giro d'Italia in 150 secondi o poco più. Gli autori che hanno scritto: grazie, voi continuate che è bellissimo, continuate, no, davvero, davvero. Gli autori che hanno scritto e pensato a questi brani sono Leonardo Sciascia, Orson Welles, Winston Churchill, Ennio Flaiano, Giuseppe Pontigia, Andrea Pazienza, Giuseppe Garibaldi, Federico De Roberto, Federico Fellini, Massimo D'Azeglio, Carlo Emilio Gadda, Enzo Costa, Vittorio Sereni, Natalia Ginzburg, Roberto Benigni, Giorgio Bassani e Piero Calamandrei. Grazie. E un'ultima frase celebre l'aggiungo io: l'Italia è anche il più grande concerto del mondo. Grazie a tutti quei milioni di ottimi italiani che si danno da fare per rendere questa Italia migliore. E tra questi Sonia Bergamasco, Carlotta Natoli, Marco Presta e Claudio Santamaria. Grazie amici, grazie di cuore.